Ciao ragazze, ciao ragazzi. Oggi sono qui perché mi dovevo preparare, quindi ne voglio approfittare per mostrarvi la linea di Nabla Close Up. Sì, lo so, è uscita già da diversi mesi, infatti la posseggo da 3 mesi circa e quindi è da allora che la sto utilizzando e mi sono fatta comunque un'idea precisa. Al momento non vi spaventate, sono totalmente struccata, ho appena fatto la doccia e niente, passiamo a prepararci. Metto il mio cerchietto. Non ci fate caso se magari vedete qualche capello troppo drizzato, ma quando li asciughi così, insomma. Allora, questo è il mio viso completamente struccato. Come vedete ho delle occhiaie abbastanza pronunciate, mi sono avvicinata anche allo specchio. Ok, la prima cosa che vorrei mostrarvi è la loro pochette, che io appena l'ho vista, ragazze, sono impazzita, impazzita. Perché comunque, ok, è come la mia felpa, io amo il rosa, specialmente questo rosa chiaro, lo trovo molto delicato e molto femminile, però non mi aspettavo fosse così grande, perché comunque rimane molto molto spaziosa, cioè non è una pochettina da borsa, capito? Io pensavo di doverla mettere in borsa, una cosa del genere, anche comunque è quasi peccato usarla, perché guardate, c'è proprio un peluche, vabbè. Ok, passiamo al tutto. Io prima di applicare il correttore, tutte le volte metto il fondotinta, cioè non mi piace passare direttamente agli occhi perché trovo che così si applichi anche meno prodotto. Adesso vado ad utilizzare l'infallibile di L'Oreal, scusate, al rovescio, un fondotinta così a caso, uno di quelli che comunque riesce a tenermi la pelle abbastanza matte più a lungo. Ok, per applicarlo uso la spugna sempre di Nabla, uscita nella collezione. Questa spugna qui non mi è particolarmente utile, nel senso che la trovo un po' troppo cicciotta per i miei gusti. E boh, non la ricomprerei, costa sugli 8,50, 9 euro, adesso non ricordo bene il prezzo preciso. Però comunque, visto che la linea Close Up non ha lanciato nessun fondotinta, questa spugna sarebbe per il contorno occhi, ma io la trovo troppo grande, dopo vi faccio vedere. Ok, ho applicato il fondotinta, lo vado a sfumare, quindi non mi ci trovo, nonostante io abbia un viso molto grande, perché diciamo non sono peso forma, però voglio dire, non mi ci trovo, è troppo comunque grande anche per il mio viso. Boh, datemi un consiglio per chi magari la sta già usando. E nulla. Questo fondotinta invece, anche se non c'entra niente, regala un incarnato molto matte e più che altro appunto chi ha la pelle grassa riesce a sopportare e a tenere a bada comunque molto la lucidità. Quindi la vado ad applicare, faccio una cosa molto veloce, perché comunque parlare ed applicare il prodotto, non so, ci metto più tempo rispetto a quando mi trucco tutti i giorni. Allora, il numero che sto utilizzando è il 22. Questo fondotinta, appunto, ripeto, è da anni che lo ricompro perché riesce a tenere la pelle a bada. Io la spugnetta comunque la sto utilizzando inumidita. Allora, ne metto un altro po' perché appunto non ho strizzato bene la spugnetta e quindi si è mangiata parecchio prodotto. Andiamo a lavorarlo. Però comunque una spugnetta che riacquisto molto volentieri, anche perché si trova ad un prezzo vantaggioso, è quella di Real Technique, che quella sia su Amazon che comunque in altri siti. Io ho caricato un video ultimamente dove facevo vedere che l'ho acquistata da Look Fantastic e lì 15-16 euro ho preso 4 spugne. Cioè, questa ne viene 8-9 da sola, la Beauty Blender 16-17, non ci sto neanche più dietro a quanto costa la Beauty Blender. Comunque, come vedete, nel contorno occhi non ho applicato il fondotinta, vi ripeto, è proprio la mia scelta, non mi piace applicare il fondotinta anche nel contorno occhi. Ok, sono stata comunque molto leggera. Non gli ho messo tanto, essendo che la spugna, come vi ho detto, è molto bagnata e si è mangiata molto prodotto.
Non lo so, qui non so oggi cosa mi è uscito. Non è un brufolo, è come se fosse un po' scripolata la pelle. Ok, passiamo ai correttori. Io ho acquistato due tonalità, la Light Peach, che è questo qua, e il Cream Beige. Magari dal telefono non si nota neanche la differenza. O magari sembrano troppo scuri, ma in realtà sono uno dei due colori più chiari, cioè ce ne sono altri, sono presenti 9 colori, ce ne sono altri più chiari di questi. L'ivory mi sembra, il porcelain, però comunque all'inizio mi era tutto esaurito e quindi ho acquistato il light peach. Poi ho preso il cream beige perché mi sembrava la stessa tonalità del cancelletà. Allora, ho idratato molto bene il contorno occhi perché questo contorno occhi, ragazze, va a segnare. È inutile che leggo e sento di recensioni dove dicono che regala un contorno occhi levigato, non va nelle pieghe. Io comunque idrato molto bene il contorno occhi. Sì, ho qualche ruga di espressione, magari in questo occhio un po' più marcate, ma se non è fissato subito nell'immediato. O che sia la loro cipria o un'altra cipria, va a segnare, rende il contorno occhi invecchiato, cioè dimostro più anni di quelli che ho. Comunque, niente, vado ad applicare il light peach in uno strato molto generoso. Ho provato ad applicarne anche poco, come dicono loro, ma non cambia nulla. Non cambia veramente nulla. Quindi andiamo con la loro spugna. Bisogna essere anche molto veloci perché questo correttore si setta subito. Ok, però come vedete io ho difficoltà, ce la devo schiacciare la spugna, non riesco ad andare bene, 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 bene negli angoli. Ok, come vedete vado molto a lavorarlo. Cioè, questo è un correttore di quelli che se ti svegli la mattina e hai 5 minuti non lo metti perché comunque ci vorrebbe troppo tempo per stenderlo. Perché ha bisogno di essere lavorato. Ok, questo è il lato solo con light peach, che sarebbe quello, il colore correttivo. L'altro occhio vado a sfumarlo con il loro pennello. Da concealer, il concealer brush, però non so, io non mi trovo bene con i pennellini, ma proprio in generale mi piace comunque sfumare il correttore con la Beauty Blender, mi sembra che dia un effetto più naturale. Ok, una volta che comunque l'ho sfumato, vado lo stesso con la Blender. Magari sì, chi ha già acquistato anche il pennellino, consiglio di utilizzarlo in questo modo. Prima andare a sfumare col pennellino e poi passarci sopra con la Beauty Blender. Però se dovessi tornare indietro, non so se lo riacquisterei, nel senso che questo pennellino io lo uso per tutto, tranne che realmente per il suo uso, nel senso per le occhiaie. Magari vedete per la forma che ha, si può utilizzare per sfumare gli ombretti. Ok. Questo è l'altro occhio. Dopodiché, procedo mettendo un po' di light e di cream beige, scusate. Lo metto qua. Lo metto anche su qualche brufolo che mi ritrovo. E questo correttore ha un costo di 15,90 € con scadenza 12 mesi. Ha un quantitativo di 4 ml, non vorrei dire una cavolata adesso, però comunque si è molto discusso sul fatto che la quantità è poca. Però vi dico, io ce l'ho da diversi mesi. Ok, magari non utilizzo sempre loro, però spesso. E ancora sono pieni, come se li avessi appena comprati. Comunque sono correttori che durano. Non sono correttori che vanno a finire nell'arco di poco tempo, capite? Allora, come vedete comunque, nonostante non siano i colori più chiari, rimane mu tutto molto luminoso. Io sto filmando davanti la finestra e oggi c'è una bella luce, quindi potete vedere comunque tutto.
A volte metto solo il light peach, non ho bisogno di mettere anche il cream beige. Altre volte invece metto anche il cream beige, dipende appunto da quanto tempo ho, però non noto tutta questa grande differenza mettendo anche il cream beige. Cioè il cream beige magari questa tonalità la ritengo un po' più giusta per l'arrivo dell'estate, ecco, la utilizzerò sicuramente in estate. Mentre Light Peach mi accompagnerà per tutte le giornate buie d'inverno, che io l'inverno lo odio. Allora, questo è il risultato. Mi avvicino il più possibile. Risultato senza cipria. Vado ad applicare la cipria sempre uscita nella collezione di Nabla, che sarebbe la Close Up. Sì, è la Close Up, però si chiama la Baking Setting Powder. E nulla, lei lascia principalmente per l'applicazione del baking, quindi nel contorno occhi. Questa ha un quantitativo di 30 ml, quindi comunque c'è bella consistente ed ha una scadenza di 18 mesi, quindi comunque avete tutto il tempo per utilizzarla. Nella sua combinazione, in combo, comunque Nabla lancia anche il pennello. Io questi pennelli comunque li ho lavati diverse volte, però vi ripeto, sia quello per il correttore, sia questo qui per l'applicazione del baking, la rimozione del baking più che altro, non, cioè li utilizzo per altro. Comunque io vado a fare un baking, un soft baking, nel senso che comunque non la lascio sulla cipria. Vado solo a tamponare, vedete? Tampono, tampono, tampono e basta. Non la lascio su per poi tenerla qualche minuto e mandarla via con il pennello, perché comunque è un contorno occhi secco, anche se ho la pelle del viso grassa, ma poteva essere il contrario, almeno così avevo fatto. Allora, quindi stiamo settando il contorno occhi. Sul resto del viso ne vado a mettere un altro po'. Dovrebbe dare un effetto photoshoppato, come hanno detto altre youtuber. Però, ma sì, è una buona cipria, la uso comunque volentieri, non mi dispiace. Vista da lontano, io adesso solo sul correttore e il fondotinta, non ho altro, quindi magari. Cioè, il fondotinta lo sappiamo che senza un po' di contouring, senza nulla, si va a mangiare i tratti del viso. Che tratti poi. E però da vicino, ma dico da vicino, magari non vi guarda neanche nessuno da così vicino, però si vede che avete su un correttore importante. Io non so, sarà che comunque usando il Cancelletà o altri correttori un po' più liquidini, è liquido anche questo, però è più corposo, come vi ho detto, si asciuga subito. Però questo da vicino vicino è un correttore che comunque si vede che c'è, ma non perché non vogliamo far vedere che ci siamo truccate, ma perché si vede che c'è, intendo nel fatto che comunque come dire, va comunque a segnare, come vi ho detto prima. A me mi segna, l'ho fissato comunque subito, però anche se il correttore non va nelle pieghette, vedo quando rido, quando insomma. Che mi sembra che la pelle sia un po' più invecchiata, appunto, si vede che c'è più prodotto, ragazze. Quindi io questo correttore lo consiglio, sì, se volete comunque coprire bene l'occhiaia, anche se io nonostante ciò la vedo ancora, sarà che oltre all'alone scuro ho due solchi proprio, sembra che, non lo so, hanno scavato, quando mia mamma mi ha partorito ha detto aspetta, scaviamo un po' nel contorno occhi, perché sennò non è abbastanza bella questa bambina. E nulla, io non vado avanti, nel senso che se dovessi fare un trucco completo perderei ancora più tempo. Però niente, a me questa linea se per sé mi ha colpito principalmente per i colori, perché comunque è un rosa veramente bambinesco da Barbie. Poi comunque la cipria è un prodotto valido, i correttori, tutto, cioè sono dei prodotti comunque molto validi. Solo che magari non so se li ricomprerei per il prezzo che hanno. Io cerco sempre qualcosa di miracoloso, magari so che non esiste quel qualcosa di miracoloso, ma sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti, di nuove emozioni. Chi ama il make-up come me può capirmi. E nulla, ragazze, vi ringrazio se mi avete guardato e vi mando un saluto.
al prossimo video. Ciao!